Ragazzi, siamo qui a San Massimo e il giorno dopo, cioè 2 giorni dopo il fattaccio, il giorno dopo il video che ho girato l'altro giorno, siamo tutti qui e vi dico che non si cede neppure un metro. Come potete vedere, adesso vi faccio una carrellata della gente presente, forse così tante persone nemmeno alla sagra. Ragazzi, mi raccomando, non dimenticate quello che è successo oggi, non dimenticate quello che è successo qui, perché è una cosa grave, ma noi abbiamo risposto nel modo giusto, guardate. Lottavano così come si gioca, i cuccioli del maggio era normale, loro avevano il tempo anche per la galera, ad aspettare lì fuori rimaneva la stessa rabbia, la stessa primavera. Anche se il nostro maggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto guardare in terra, se avete deciso in fretta che non era la vostra guerra, voi non avete fermato il vento, gli avete fatto perdere tempo. E se vi siete detti, non sta succedendo niente, le fabbriche riapriranno, arresteranno qualche studente, convinti che fosse un gioco a cui avremmo giocato poco, voi siete stati lo strumento per farci perdere un sacco di tempo. Se avete lasciato fare ai professionisti dei manganelli, per liberarvi di noi canaglie, di noi teppisti, di noi ribelli, lasciandoci in buona fede sanguinare sui marciapiede, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate. E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri, se sono rimasti a posto perfino i sassi nei vostri viali, se avete preso per buone le verità dei vostri giornali, non vi è rimasto nessun argomento per farci ancora perdere tempo. Lo conosciamo bene, il vostro finto progresso, il vostro comandamento ama il consumo come te stesso. E se voi lo avete osservato fino ad assolvere chi ci ha sparato, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte. Voi non potete fermare il vento, gli fate solo perdere tempo. Voi non potete fermare il vento, gli fate solo perdere tempo. Siamo tutti, io rappresento tutti i beneficiari di CAS, si dicono, siamo molto contenti perché arrivati tutti in isola e avete visto con noi quanta gente, siete un po', noi, con noi tutti in Italia, tutti in isola con noi, grazie a tutti gente che è venuti qua.
Grazie! Che cosa?